La giuria del premio Nonino, presieduta da Vidya Naipaul, premio Nobel per la letteratura 2001, è composta da Adonis, John Banville, Ulderico Bernardi, Peter Brook, Luca Cendali, Antonio Damasio, Fabiola Giannotti, Emanuele Ruala Durì, James Lovelock, Claudio Magris, Norman Manea, Morando Morandini, Edgar Morin ed Ermanno Olmi. Ha così assegnato i premi Nonino 40° anno. Premio Nonino 2015 a Ariane Mnuchin. Ariane Mnuchin è un'icona del teatro. Nel suo mettere in scena, fatto di luce e magia e carico di emozioni, si mescolano elementi del nostro patrimonio teatrale, popolare ed antico, insieme a suggestioni orientali. Ma soprattutto i suoi spettacoli sono viaggi fantastici, immersi nello spirito della civilizzazione e dell'educazione più profonda, sovente incentrati sui dimenticati, i migranti, i rifugiati, i perseguitati politici. Ha portato nel mondo gli ideali dell'illuminismo europeo e della tolleranza. Consegna il premio Peter Brook. Premio Internazionale Nonino 2015 a Yves Bonnefoy. Con Yves Bonnefoy si vuole celebrare uno dei vertici della lirica contemporanea. La poesia di Yves Bonnefoy è una poesia di presenza che alberga negli interrogativi suscitati dal mondo. Sollevando tali quesiti ed elevandoli al massimo livello, essa illumina il cammino e dispiega vasti orizzonti per rinnovare la visione del mondo, la ricerca e il confronto. Consegna il premio a Adonis. Premio Nonino a un maestro del nostro tempo 2015, a Marta Nussbaum. Con Marta Nussbaum si vuole premiare la grande anima di paladina del liberalismo, della laicità e dei diritti civili, teorica della giustizia globale e difensore di ogni creatura vivente. La sua analisi filosofica è unica, maieutica ed emozionante, ma soprattutto aperta e critica sui grandi enigmi della società contemporanea, come la celebrazione della diversità e le problematiche della scienza e della tecnologia. Edizioni Il Mulino. Consegna il premio Fabiola Giannotti. Premio Nonino, 40° anno, Rizid Daur, a Roberto De Simone. In questo momento speciale si vuole onorare il maestro Roberto De Simone, che incarna lo spirito del premio nato 40 anni fa. Fine e profondo uomo di cultura, letterato, musicologo, compositore e autore teatrale, ha dedicato il suo esistere a salvaguardare e far scoprire un patrimonio culturale unico, come quello tradizionale partenopeo, che rischiava di spegnersi, e gliene siamo grati. Consegna il premio Claudio Magris.